È un passaggio importante perché una università come la nostra, che ha 215 anni di storia, in qualche modo è giusto che li renda pubblici, li faccia vedere un po' tutto quanto quello che è accaduto in questo periodo, renda pubblica la sua documentazione. E peraltro non è soltanto la storia dell'università, nel senso che naturalmente si è intrecciata con la storia della città, con la storia della regione. E evidentemente un percorso così lungo è un percorso che è un percorso inevitabilmente misto, che si interseca con tutte le vicende che sono accadute. Per noi è una continua scoperta, nel senso che diciamo, passare da una situazione in cui avevamo una infinità di faldoni polverosi ad una situazione nella quale invece nei compattabili possiamo andare a recuperare un po' tutto, è l'occasione veramente di fare delle scoperte straordinarie. Già ce ne sono state diverse, dalla tesi di Falcone alla tesi di Livatino, alla tesi di Bufalino, il recupero di alcuni fascicoli di alcuni altri laureati illustri, abbiamo ritrovato il primo regolamento del 1805, sappiamo dei primi laureati, abbiamo la lista di tutti i primi laureati, abbiamo i loro documenti, è veramente un qualche cosa che diventa quasi una continua caccia al tesoro che veramente ci sta affascinando e intrigando moltissimo. Si tratta di ritrovamenti per certi versi casuali, nel senso che in passato non era mai stata effettuata una campagna di catalogazione completa e a tutt'oggi la catalogazione del materiale archivistico dell'archivio storico di Ateneo non è completa. C'erano una serie di faldoni e di libri buttati e affastellati in maniera poco ordinata. Il trasferimento del materiale archivistico dalla sede dello Steri a questa nuova sede ha consentito al personale che se ne è occupato di trovare casualmente la tesi, per esempio, di Gesualdo Bufalino, che è stata seguita sempre casualmente a distanza di un paio di settimane dal fascicolo personale e così ancora di altro materiale archivistico di cui noi non conoscevamo l'esistenza. La speranza è quella che l'amministrazione universitaria possa continuare a occuparsi dell'archivio come un luogo nel quale vanno restituite le storie di tutti noi dell'università di Palermo. E alcune scoperte sono casuali, ma speriamo che l'opera di catalogazione possa continuare in maniera sistematica. Abbiamo i locali, abbiamo anche acquisito uno scanner di ultima generazione e l'idea è quella di scansionare il materiale e via via renderlo accessibile online, come si fa nelle sedi di altri archivi storici di Ateneo.